Se c'è un posto in Cina che compare nella lista di ogni visitatore, è senz'altro la Grande Muraglia, una delle più incredibili meraviglie del mondo, che per secoli ha esercitato un'attrazione quasi mistica sugli altri popoli. Gli antichi cinesi dicevano che era un drago, dalla cui gigantesca coda era nata la loro nazione. L'uomo moderno conferma che la Grande Muraglia è l'unica costruzione umana visibile a occhio nudo dallo spazio. Innumerevoli e pittoresche leggende si intrecciano intorno all'origine della Grande Muraglia, ma la sua vera storia è ancor più straordinaria di qualsiasi favola. La Grande Muraglia si estende dal Mar di Bohai, nel nord-est della Cina, attraverso la frontiera con la Mongolia, fino ai deserti del nord-ovest. Lunga oltre 6.000 chilometri, la Grande Muraglia è molto più grande di qualsiasi altra costruzione realizzata dall'uomo. Come si è arrivata a esserlo è vicenda di sofferenze e di successi, con radici che si perdono ai confini della storia della Cina. Furono i contadini a costruire le prime mura di pietre. Essi proteggevano in questo modo i raccolti e le greggi dai ladri e dalle intemperie. Per difendere le loro proprietà dalle tribù nomadi, intere comunità si rinchiusero all'interno delle mura costruendone altre. Fino a quando, intorno al 220 a.C., un pericolo incombente su tutta la nazione costrinse il primo imperatore cinese, Shi Huang, della dinastia Qin, a innalzare un'immensa barriera. Dal nord si avvicinavano gli Unni, cavalieri abili e feroci, in grado di scagliare una pioggia di frecce montando al galoppo. Secondo le parole di un ambasciatore imperiale, gli Unni mangiano carne, vestono pelli e non possiedono casa. Si muovono come gli uccelli nella foresta. Per far fronte a vicini tanto sanguinari, il primo imperatore ordinò la costruzione di una muraglia lungo la frontiera nord, unendo le mura dei piccoli regni. Seppure molto vasta e innalzata a costo di grandissime sofferenze, non si trattava della Grande Muraglia cinese, non ancora. La muraglia che gode di questa denominazione doveva arrivare circa 1000 anni dopo e avrebbe assorbito le costruzioni precedenti, come quella del primo imperatore della Cina. È la Grande Muraglia cinese della dinastia Ming. Sul passo di Chu Yu Wong, vicino a Pechino, rimane ancora un frammento sacro dell'antica muraglia, la terrazza della nube. L'elegante muraglia fu costruita dai lama buddisti durante la dinastia Yung, un inesauribile crogiolo di culture. Questi sutra sono incisi in sanscrito, in tibetano, in mongolo e in molte altre lingue. La terrazza dovrebbe la sua sopravvivenza a un protettore, un dio conosciuto come il Re del Cielo. Il dio guardiano della muraglia e la sua corte selvaggia appaiono solo negli episodi più sanguinari del muro.
In uno degli scontri più rovinosi, soltanto il passo di Chu Yu Guang sarebbe rimasto in piedi, scampando all'annientamento. Nel corso del tempo, la costruzione di muraglie in Cina fu considerata un modo per stabilire quelle frontiere che il cielo aveva negato. Per migliaia di anni, il matrimonio tra la pietra e la montagna contribuì allo sviluppo della civiltà cinese, nonostante le interminabili guerre con i vicini nomadi. La maggior parte di questi furono fermati dalla muraglia, finché non arrivò Genghis Khan. Si racconta che fu inviato dal cielo per guidare la tribù dei mongoli. Il feroce governante dichiarò una volta che la gioia più grande che un uomo possa provare è quella di conquistare i nemici, annegare le loro famiglie in un bagno di lacrime, montare i loro cavalli e fare l'amore con le loro mogli e le loro figlie. Per rispondere alla sprezzante sfida dei mongoli, la dinastia Ming diede inizio alla più grande costruzione di tutti i tempi. Per quasi due secoli, a partire dal 1400 circa, soldati, contadini e prigionieri lavorarono gomito a gomito. E non vissero meglio degli schiavi. La loro sofferenza ci è arrivata attraverso la poesia.